In questo video vado a prendere una vecchia radio che ho ricevuto nel 2010 e cerco di riportarla vela in vita assieme a voi. Eccoci qua. Andiamo a prendere questo. Dopo tanti anni di fermo, adesso entri in servizio. Ok. Adesso bando alle ciance. L'alimentatore c'è. Anche perché, per chi non lo sapesse, il cavo del videoregistratore Grundig, che è questo qui, va bene anche su questa radio. Sì, sto facendo su un bordello infinito. Solo perché non ho voglia di andare Presente, neanche. dopo aver vestito le maglie di Fiorentina e Novara. Scusate. Beh, comunque avete notato che dopo 10 anni di fermo la radio funziona ancora. Comunque, la radio è questa qui, è qua sotto ed è tuttora funzionante. Da qua io la posso accendere, adesso è nella funzione cassetta, proprio potete sentire. Ed ecco qui la meccanica. Effettivamente non va nessuna cassetta, non potrà girare nessuna musicassetta, al quanto pare si muove solo uno. Questo tasto del volume rimane piantato, nel senso devi picchiare forte, però a livello funzionerebbe anche a livello CD. Vedete, e il cassetto è chiuso, il cassetto è chiuso e segnala che comunque è aperto. Proviamo la modalità radio, vediamo se che spegnendo la luce magari. Vediamo su che cosa è sintonizzata. Boh, proviamola. Contatto. Si sente un cazzo. Però io non mi arrendo. Comunque volevo pubblicizzare Digital Life, che è lo sponsor di questo video, al quanto ho una telecamera, ho quella telecamera dalla quale io sto registrando adesso, cioè non proprio adesso, diciamo che degli ultimi miei video tipo il camcorder sono stati registrati dalla telecamera che vedete. Ovviamente, essendo che la telecamera è in funzione, non posso farne l'unboxing. Per cui questo video finisce qui e nel frattempo che facciamo che la Sangrafer inventa qualcosa, restate sani.
ecco qui, mamma.